Un momento di riflessione e confronto si è tenuto oggi dentro gli spazi di Mirada per ricordare quanto è successo ieri a Parigi. Quanto è stato grave questo attentato e come avete deciso voi di ricordarlo? Quando è stato grave io non è che ho proprio delle parole per esprimerlo, c'è stato qualcuno che l'ha definito l'11 settembre dei disegnatori e in un certo senso questo è il modo con cui noi lo percepiamo, l'abbiamo percepito e lo stiamo vivendo. E abbiamo scritto più volte che il disegno è perturbante, che il disegno è pericoloso, che mette in crisi, che pone di fronte a uno specchio spesso deformato, che fa paura. Però non ci aspettavamo certo di diventare il centro, il fulcro di un'attenzione diabolica, crudele e ostinata come questa. Noi abbiamo deciso di fare semplicemente un momento di raccolta, di vederci, di dire qualcosa, di fotografarci, di dire siamo qui perché crediamo nella libertà di espressione, nella libertà di disegnare, di esprimerci e crediamo che ogni fondamentalismo sia sbagliato e che ci sia soprattutto il bisogno di ridere, sorridere di noi stessi, prenderci in giro e non aver paura delle nostre terribili fragilità.